Beppe Grillo poco fa ha postato sul blog la condanna di Berlusconi è come la caduta del muro di Berlino. Allora, la condanna di Berlusconi dimostra semplicemente che Berlusconi è adesso un condannato pregiudicato. Adesso non ci sono più dubbi, io non voglio più sentire nessuno che dica che Berlusconi non è condannato, Berlusconi è innocente. Berlusconi è condannato per frode fiscale, è un pregiudicato e questa cosa non è più modificabile. Adesso io ritengo veramente vergognoso che possa sedere in Parlamento, nel luogo dove si fanno le leggi anche sulla giustizia, si sedere una persona condannata per frode fiscale in Parlamento. È una cosa veramente che non dà assolutamente il senso di quello che è il Parlamento. Allora, io stesso avrei delle difficoltà a sedermi nelle poltrone del Parlamento pensando che possa esserci in aula Berlusconi. Mi immagino, pretendo anzi, direi più che chiedere, pretenderei che tutti i suoi solidali, a partire dal PD al PDL, chiedano le sue dimissioni immediate per rispetto del Parlamento, per rispetto di loro stessi, per rispetto di quel posto sacro che tanto si riempiono la bocca che è un posto importante, che è più importante del governo. Se poi questo è causa di rottura del governo, hanno semplicemente dimostrato che questo governo si regge semplicemente su un ricatto legato all'assoluzione di Berlusconi, che è una cosa anche questa vergognosa. Quindi, dal vostro punto di vista, questo governo così com'è non può andare avanti? Ma questo, no, invece, questo secondo me devono essere staccati i due fatti, però vedremo cosa succederà. Adesso vedremo cosa succederà, ma Berlusconi, sulla condanna di Berlusconi, vedremo che posizione prenderanno i suoi alleati, quelli che hanno retto questo governo appoggiandosi su Berlusconi. È importante ribadire comunque che anche proprio per la sentenza, per la legge 235 del 2012, che prevede l'incandidabilità per chi è condannato e non solo per l'interdizione, è l'incandidabilità automatica, anche se interviene durante il mandato, questa incandidabilità deve essere immediatamente dichiarata, quindi dichiarata la decadenza. Ok, quindi Berlusconi deve essere dichiarato decaduto, non ci deve essere neanche un voto in aula, non può esserci un voto in aula su qualcosa che è già previsto dalla legge. Per cui Berlusconi, nel momento in cui la sentenza sarà definitiva, nel senso che sarà anche risolta la parte relativa alla pena accessoria, che purtroppo come al solito in Italia tutto rimane in sospeso, nulla succede, per qualche mese ancora rimarremo con questo salvacondotto, pur sapendo che è condannato, però ha la possibilità di fare quello che vuole, anche legiferare, guarda caso. Da parte vostra ci saranno iniziative? Ma l'iniziativa che faremo è quella in Senato, chiederemo immediatamente a tutte le forze politiche di chiedere per rispetto di loro stessi, quindi è una questione di dignità, rispetto di loro stessi, di chiedere le dimissioni immediate di Berlusconi.